mister, come dice Catalano, un punto è meglio di niente, però voi puntavate a vincere questa partita. Puntavamo a vincere, l'abbiamo fatto tutto noi, pensavoci. Ha fatto così su un calcio piazzato, un angolo stupido fra l'altro, una palla stupida. Ditemi le azioni go che ha fatto loro e le palle go che abbiamo create noi. Mi ho sempre detto questo, se ci crediamo veniamo fuori alla grande. Che abbiamo la possibilità e ce la possiamo fare sicuramente, insomma, che ancora oggi, nonostante tutto rispetto a tirare le squadre avversarie, non si vede. Quando ci siamo con la testa, questo divario con le altre squadre non si vede. E soprattutto oggi. Beh, diciamo che come gioco però si potrebbe fare qualcosa di meglio. Io vorrei giocare bene e vorrei giocare bene tutte le partite e vince 3-0. Ma vista la situazione, giocare bene e fare appunti mi sembra un po' troppo eccessiva la cosa, secondo me, no? Arriveremo anche a giocare bene. Però la squadra è sempre stata in campo, ha voluto fare risultati, ha voluto in tutti i modi portare a casa i risultati. Io penso che sia importante questo. Sei soddisfatto comunque complessivamente? Certo, molto soddisfatto, tantissimo. Io non ripeto, riguardiamoci la partita, vediamo i tiri in porta che ha fatto il Lomezzane. Sì, oddio, anche il Treviso non è che... No, allora, noi abbiamo tre palle limpide, tre. Limpide. Loro che hanno fatto? Penso che hanno fatto poco e niente, mi sembra, no? Vabbè, a parte questo, me ne frega niente, sono contento, la squadra mi ha soddisfatto oggi. Ma già soddisfatto, però dobbiamo accrederci ancora di più, perché secondo me manca ancora qualcosina. È un primo passo, adesso avete due, diciamo, scontri salvezza, fra il Pisalò prima e... Ma qui sono tutti scontri salvezza, tutte le partite sono importanti, tutte le partite sono particolarmente importanti, quindi non c'è Lomezzano, non c'è la Reggiana, non c'è niente, ci sono tutte, dipende da noi, solo da noi. La scelta di Piccone dall'inizio, che comunque ha spizzato, ha cercato di fare, insomma, quantità di gioco, darti insomma un po' di punto di riferimento in avanti, no? Certo, ma a parte Piccone, io dico che secondo me ha fatto bene tutti, secondo me, ha combattuto, ha lottato. Io penso che sia importante questa è la fase, questa è la cosa principale che la squadra deve avere, deve fare soprattutto, lottare, correre, e oggi ce l'abbiamo messa veramente tutta, a parte tutte le situazioni e le cose, però ce l'abbiamo messa tutta, poi le partite sono particolari, va soprattutto agli episodi, però mi sembra che eravamo in campo oggi, no? Con tutti i punti di vista. Per la prossima partita gli altri due centrocampisti che sono arrivati all'attacco. Chi viene con noi si mette a disposizione, quando sono all'altezza della situazione e metteremo in campo. Penso di saranno a disposizione, però non deve essere una disponibilità così numerica, deve essere una disponibilità campo, rettangolo dei giochi, penso che sia più importante. Senti, Tarantino, gli dici magari qualche volta di parlare meno con l'arbitro e con il segnale? Perché è un po' disponente questo atteggiamento. Gliel'abbiamo già detto anche dalla panchina, con il direttore continuiamo a sollecitare, continuiamo a richiamare sotto questa fase qui, perché non va fischiato, appunto l'arbitro poi... No, rischi solo di nuovo di farti ammonire e di farti buttare fuori. No. È una forma che non va bene. Ma non lo capisce però. Non lo so, forse... Si fanno prendere anche degli eventi, dalle situazioni, dalla partita, però non aiuta. Io penso che soprattutto uno come lui, già abbiamo avuto modo di parlarne e di discutere sotto questo aspetto. Non deve cadere in queste situazioni, deve aiutare soprattutto questo. Quindi sei fiducioso, insomma, certo, vai. È vivo e lotta con noi. Deve, ma vai. Deve continuare a lottare, deve continuare a far bene e continuare a far punti. Se rispondo un po' alla domanda del gioco, ma il gioco con i punti viene anche il bel gioco, lo so già. Ora, fare il bel gioco e fare i risultati secondo me è un po' più difficile. Noi arriveremo a fare un bel gioco e punti quando siamo più liberi, che è la situazione che ti costringe anche volte, tante volte a fare giocate un po' così. Però l'importante è che ci sia determinazione, voglia di combattere, voglia di lottare. Oggi la squadra ha fatto questa lottata, non possiamo dirgli niente. Cioè. Però sopra di voi non rallentano. Non rallentano, non dobbiamo rallentare, noi dobbiamo stare lì sotto e soprattutto agganciare il prima possibile. E ce la giocheremo fino alla fine.